Si è celebrata la giornata internazionale del bullismo e del cyberbullismo, il Comune di Firenze è in prima fila con iniziative e progetti. Sì, oggi è il quarto anno e finalmente abbiamo l'opportunità di celebrare e quindi riportare l'attenzione sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Questo è il quarto anno, la giornata è stata istituita nel 2017, pochi mesi prima dell'approvazione della legge numero 71 approvata nel maggio 2017, con cui non solo è stato riconosciuto il reato di cyberbullismo, ma è stato permesso ai nostri ragazzi e a tutti noi di poter presentare denuncia nel caso, e sono state vincolate le istituzioni scolastiche a prevedere dei corpi specifici, dei tavoli o dei corsi sia per il corpo docenti che per i nostri ragazzi sulla prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ora, tutta questa attenzione deriva da delle evidenze statistiche, nel senso solo in Toscana tra il 60 e l'80% dei ragazzi che ha provato un esempio di bullismo o cyberbullismo sviluppa poi dei comportamenti di autolesionismo, che possono andare da attacchi di panico, da disturbi della personalità, ma possono anche arrivare a episodi di suicidio. Così come si è visto, i dati statistici sempre mostrano che quasi un ragazzo su due è vittima di bullismo o cyberbullismo. Il bullismo è una forma di violenza molto subdola, perché agisce con microgesti, parole, toni di voce, gente che mormora dietro, gente che fa gli sgambetti ai ragazzi mentre camminano, gente che ride in faccia a qualcuno. Insomma, è un insieme di piccole azioni che, reiterate nel tempo sempre contro la stessa persona, arriva sia a minarne il valore del lavoro, il valore del pensiero, il valore delle sue azioni e soprattutto il valore della sua identità. Quindi poi la persona perde autostima, ha una pessima percezione di sé e questo si proietta anche nei comportamenti con l'altro, creando un circolo vizioso. Ora, questi episodi di cattiveria, giorno dopo giorno, momento per momento, rovinano i nostri ragazzi. E non pensiamo che il bullismo e il cyberbullismo siano limitati alle fasce più giovani, diciamo che lì è dove è più facile, per assurdo, perché i ragazzi sono ancora in un contesto protettivo come quello delle scuole, delle nostre famiglie, che aiuta a far emergere il fenomeno, ma è una pratica tremendamente diffusa, è proprio una violenza subdola e silente. Ecco, il Comune di Firenze, attraverso i progetti delle chiavi della città, che sono oltre decine e decine di progetti in tutte le fasce d'età della scuola dell'infanzia, scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, è sul pezzo e abbiamo fortunatamente un territorio molto attivo e molto capace di fare rete per contenere e contrastare questo fenomeno, così come pochi giorni fa l'Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Toscana e l'Università di Firenze hanno firmato un protocollo che rinnova la volontà di fare ricerca, perché è fondamentale investire nei dipartimenti di psicologia per ricercare nuovi metodi per fronteggiare il tema e per aggiornare i protocolli che poi le scuole andranno a attuare nella realtà. Fondamentalmente non c'è mai un'età in cui potenzialmente si smette di rischiare di essere bulli, ma possiamo sempre investire in una società che sia educante, che sia empatica, inclusiva e che ci consideri innanzitutto come esseri umani.